Doberman è una razza di cane di origine tedesca che è conosciuta per la sua intelligenza, forza e coraggio. Il Doberman prende il nome da Carl Friedrich Louis Doberman, un portiere e tassista di Apolda, in Germania, che lo sviluppò per la prima volta negli anni 90 del 1800. La sua idea era di creare un cane da guardia versatile, in grado di proteggerlo durante il suo lavoro e di dissuadere potenziali aggressori. Il Doberman fu selezionato incrociando diverse razze tra cui il Rottweiler, il Pinscher tedesco, il Manchester Terrier e il Weimaraner, per creare una razza con una combinazione unica di abilità di guardia, protezione e agilità. Il Doberman è stato originariamente sviluppato come un cane da lavoro, utilizzato per la protezione e la guardia. Grazie alle sue caratteristiche di intelligenza, forza e coraggio, il Doberman è stato impiegato in diversi ruoli, tra cui cane da polizia, cane da difesa personale, cane da ricerca e soccorso, e cane da competizione nelle discipline di addestramento sportivo come l'obbedienza e l'agilità. Inoltre, il Doberman è stato anche utilizzato come cane da terapia e cane guida per non vedenti per il suo carattere energico, protettivo e leale. È un cane molto affettuoso e devoto alla sua famiglia, ma può essere diffidente nei confronti degli estranei. Tuttavia, con una socializzazione appropriata fin da cucciolo, può imparare a comportarsi bene in diverse situazioni sociali. È anche un cane molto attivo e ha bisogno di un'adeguata quantità di esercizio e stimolazione mentale per essere felice e soddisfatto. Quando ben addestrato e socializzato, può essere un compagno canino affidabile e affettuoso. Il Doberman è un cane di taglia media a grande, muscoloso e ben proporzionato. La sua altezza algarrese varia solitamente tra i 63 e i 72 cm per i maschi e tra i 58 e i 68 cm per le femmine. Il suo peso varia generalmente tra i 30 e i 45 kg, a seconda del sesso e della taglia dell'individuo. Ha un mantello corto e lucido, generalmente di colore nero o marrone fulvo, con macchie chiare definite sul muso, il petto, il collo, le zampe e la parte inferiore della coda. Il suo aspetto generale è elegante e atletico, con un portamento fiero e un'espressione vigile. Le orecchie del Doberman sono spesso tagliate a punta, anche se questa pratica è controversa in molti paesi e viene sempre meno praticata. Il Doberman è un cane altamente intelligente e reattivo, il che lo rende relativamente facile da addestrare. Tuttavia, richiede una formazione coerente, ferma e basata sulla positività. Gli allenamenti di socializzazione precoce sono particolarmente importanti per il Doberman, poiché tende ad essere protettivo nei confronti del suo territorio e della sua famiglia. L'addestramento di base come il comando è seduto, fermo che viene e dovrebbe essere iniziato fin da cucciolo e poi seguito con un addestramento avanzato che includa l'educazione al guinzaglio, l'obbedienza avanzata e il controllo degli impulsi. Oggi, il Doberman è una razza di cane popolare in tutto il mondo e viene riconosciuta e allevata da numerose organizzazioni cinofile nazionali e internazionali. Il cane Doberman è particolarmente popolare in Europa, compresi paesi come la Germania, l'Italia, la Francia e il Regno Unito. La razza è anche ampiamente diffusa negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, in Nuova Zelanda e in molti altri paesi. In conclusione, il Doberman è una razza canina dalle qualità sorprendenti.